di personalizzato per il nostro centro storico. Sì, intanto abbiamo avuto un finanziamento di 2 milioni e 100 mila, che non sono pochi per il centro storico. Questo ci dà la possibilità di, anche il basolato fa parte della storia della città. Diciamo, se tenete conto che negli anni 70 il basolato è stato coperto dall'asfalto, ci cioè hanno coperto la storia sostanzialmente, è evidente che alcune strade della città, alcuni piccoli vicoli bellissimi della città, via Raimondello Orsini, via More, altri, ne hanno necessità di Piazza Vecchia. essere, Piazza Vecchia, di essere rifatti. La stessa Piazza San Piero, dove ci sono le sconnessioni, diciamo, via Principe di Piemonte per arrivare, via il Basolato, che è un po' anche, è un po' che narra la storia della città, no? E ha necessità di essere. E di essere recuperato e quindi di essere fruito dai cittadini. E, no, però noi abbiamo anche su quel progetto, che oltretutto prevede anche il restyling dello spazio antistante il museo, no? In questo momento è malandato, quindi non si presenta come dovrebbe essere un museo, una biblioteca all'esterno. E quindi mi pare che sono 50.000 euro quelli che i soldi che prevede il rifacimento dell'esterno, oltre chiaramente ai 500.000 euro che abbiamo avuto per la ristrutturazione di tutto il complesso bibliomuseale, grazie anche all'intervento del ministro Brahi. Allora, il Piro chiaramente apre una prospettiva, la apre, non la chiude, nel senso che anche in questo progetto finalmente si porta a compimento anche il parcheggio di Via Giara, no? È uno snodo importante ed essenziale perché tu possa lasciare la macchina lì e poi magari con dei percorsi, Era una diciamo, delle domande dei che ci percorsi, avevamo fatto, con dei infatti. percorsi, diciamo, obbligati, in cui si evidenzia, per esempio, non so, zona Porta Cappuccini, in quel tratto magari fai uno spaggio di basolato, no? Che indica che si inizia il percorso all'interno delle mura storiche. Quindi il Piro ci dà la rigenerazione urbana, ci dà la possibilità di iniziare un percorso di riqualificazione, come dice appunto il progetto del centro storico. A questo chiaramente vanno accompagnati altri provvedimenti. In questo momento stiamo studiando, per esempio, lo posso dire in anteprima, anche se stiamo studiando per esempio il problema del traffico. Io penso, spero, prima di Natale. Non so, il comandante, forse prima o dopo Natale riusciremo quantomeno a regolarizzare e a far sì che questo spazio, questo via Principe Piemonte, via Lillo, non diventi l'autostrada della Andare verso città Soleto. per andare verso Soleto. Quindi chiaramente abbiamo necessità di trovare soluzioni alternative perché il centro storico va salvaguardato anche da un inquinamento continuo. Dal traffico, e in questo chiaramente va richiesta la collaborazione di tutti, dei cittadini, dei commercianti, affinché si percepisca l'importanza di recuperare la memoria della città, che si concretizza poi attraverso la tutela dei suoi spazi pubblici e anche dei suoi spazi, degli spazi privati. I privati spesso chiedono degli incentivi per la ristrutturazione, però già un tentativo, la vecchia amministrazione Carrisi lo fece, non portò alcun frutto perché era finalizzato soltanto al pagamento degli interessi e comunque non c'erano delle regole che stabilivano cosa fare e come farlo, che forse è la cosa principale, cioè dove vogliamo andare con il centro storico. E su questo praticamente un argomento molto forte e molto sentito è il piano colore. È un tema che molti altri centri importanti hanno affrontato. Che cosa vuole fare l'amministrazione? Sta mettendo qualcosa in atto? Anche perché oltre al discorso del piano ci vuole un controllo principalmente. Noi ci guardiamo intorno, spesso ci sono dei restauri, magari sono regolari, però non sono consoni al nostro centro antico, perché bisogna rispettare anche questo centro antico, che è diverso rispetto ad altri, quindi alcuni colori, alcuni materiali da usare. Io ho visto in alcuni casi usare il carparo di Gallipoli per recuperare
delle facciate oppure fare il rasato modernissimo su edifici restaurati da poco. Cioè ci vorrebbe un controllo da parte di un organo, di una commissione, forse. Sì, intanto noi abbiamo attivato una collaborazione, anzi, la normativa che lo prevede con la sovrintendenza. Mi sembra che il responsabile Lefonso, Lifonso, non mi ricordo come si chiama, Difenso. Lifonso, è stato più volte qua a Catatina perché ci obbligavano a rivedere un po' le insegne degli esercizi commerciali, che è uno dei punti su cui dobbiamo veramente ragionare. Tenete conto che quest'anno addirittura l'estate catatinese dovevano essere fatte in una certa maniera perché urtavano contro la visione del basolato. Quindi abbiamo iniziato, e chiaramente all'interno di questo percorso, di questa collaborazione, che non è sporadica, perché vedo che Lifonso è venuto già alcune volte, si inserisce anche il discorso preservare gli immobili anche da strutture legate ai colori. Quindi chiaramente proseguiremo su questa strada e quindi sarà nostra premura Per bloccare gli eventuali abusi invece, cosa attivare, si può fare? Perché si perde un tassello del genere ogni. se sono abusi edilizi è chiaro che vanno perseguiti Ma già è anche successo, però non attraverso. sembra che non c'è un organo preciso di controllo No, su queste cose. l'organo di controllo Ci sono state delle denunce pure su sono questo. la polizia municipale l'aspetto repressione, Ma forse non ha la competenza o abusi non ha il edilizi. personale per capire No, vabbè, dove finisce un abuso, dove inizia quando hanno l'altro. bisogno di avere il supporto tecnico, cioè l'ufficio urbanistica, che ha tutti gli strumenti per poterlo fare. Quindi se ci sono degli abusi vanno denunciati e vanno perseguiti nelle forme, nelle norme di legge, chiaramente. Questo chiaramente saremo più flessibili su questo, almeno come indirizzo politico, poi chiaramente la gestione del controllo va fatta dai dirigenti, a cui noi daremo sicuramente questo input, perché chiaramente non può essere violato non può essere violata la storia della città, non può essere violato appunto il suo patrimonio storico. Quindi su questo c'è il massimo intendimento, massima attenzione affinché ciò non si realizzi. Eventuali abusi non si realizzino. Pensi che sia possibile fare una commissione solo per il centro storico? Io, come ripeto, come ho detto all'inizio, avendo percezione dell'importanza del centro storico, ho creato ad hoc una delega. Quindi esiste proprio la delega al centro storico, di cui è responsabile il consigliere Augusto Fachini, che in questo momento si sta interessando oltretutto di presentare un progetto che poi discuteremo a brevissimo, forse anche la settimana prossima, sul piano traffico del centro storico, che c'è questa esigenza Sarà anche l'occasione per le feste natalizie di attivare una serie di iniziative, diciamo, turistiche, culturali, che possano questo mese, a cominciare dagli addobbi, per esempio al centro storico, che è la fiera dei presepi, con la Provo, con lo Yacht, quindi affinché questo bellissimo centro storico possa ripercorrere, diciamo, possa rilanciarsi, possa cominciare ad essere appunto un punto di riferimento, un rilancio della città. Questo è il nostro intendimento, quindi massima attenzione al centro storico sia sul piano della riabilità, sia sul piano della ristrutturazione degli immobili, sia sul piano del rifacimento del basolato, sia sul piano del traffico affinché non venga a essere ferito ulteriormente da una politica di traffico assurda. Oltretutto dobbiamo cominciare ad lasciare un po' le macchine a casa. Infatti mi ha introdotto l'ultima domanda. La domanda che si fanno tutti i tecnici, ma qui a Galatina c'è il partito del sì e del no sulla chiusura totale o no del centro storico. Cioè, sicuramente non si può fare da un giorno all'altro, ma ci stiamo muovendo su questa direzione? Secondo me il piano traffico che stiamo affrontando comincia
a far defluire, ad arginare un traffico selvaggio attraverso il centro storico. Quindi diciamo a far sì che il centro storico, questa strada, via Principe Piemonte, via Lillo, non sia la strada dove tutti possano, debbano passare per arrivare alla via di Soleto. Quindi sicuramente attiveremo delle procedure di disincentivazione in quest'area, proprio per preservare appunto il basolato, che in alcune zone oltretutto sta sprofondando, soprattutto nella zona terminale di via Lillo, e quindi abbiamo necessità di preservare la strada, il basolato, e di disincentivare appunto il traffico in questo percorso. Io spero che nel giro di 15-20 giorni questo piano possa, in questo piano traffico possa essere operativo, quantomeno la prossima settimana ne parleremo insieme e cerchiamo di farlo quanto più condivisibile possibile, in modo tale poi non possa essere contestato ogni momento. Quindi spero che nel periodo di Natale possa essere l'occasione per fare un'esperimentazione di questo tipo. E sì, insomma, io penso che poi bisogna lanciare anche un appello ai cittadini affinché possano, debbano lasciare un po' la macchina a casa e andare a piedi o cominciare a pedalare con la bicicletta. Allora, noi ti ringraziamo e speriamo che vedremo un centro storico vivo nei prossimi anni. Ringrazio voi per questa opportunità. Spero che possiate continuare in questa opera di sensibilizzazione, che è molto importante affinché i cittadini prendano coscienza del loro ruolo, della loro funzione storica e quindi anche della necessità di aiutare a far crescere questa comunità e questo centro che, a detta di molti, è sicuramente un centro tra i più belli del Salento e anche della Puglia. Grazie a voi. Grazie a Telegalatina, ci vediamo prossimamente per trattare un altro argomento dell'osservatorio tra 15 giorni. Dentro la notizia.